L'idea di partenza era quella di riflettere in qualche modo attraverso due artisti molto diversi e attraverso due approcci molto diversi sull'idea di struttura. L'ospite è una filmmaker inglese che si chiama Nina Danino. È un lavoro di videoarte ma molto più vicino alla dimensione cinematografica, nel senso che al suo interno comunque mantiene spesso una struttura narrativa e comporta, come dire, la costruzione di produzioni dal punto di vista filmico, anche abbastanza articolate. Il lavoro che quello che ho discusso era questo lavoro dedicato a uno dei, insomma, dei lavori scultorei più complessi che è Bernini, che è l'Estasi di Santa Teresa, che ha comportato il lavoro che inizio degli anni 90, una produzione molto complessa, su cui l'artista è ritornato più volte anche nel montaggio, nella costruzione del lavoro, perché era legato in qualche modo all'idea di pensare al lavoro sulla materia come una sorta di significante capace di generare spazio. E però la sua volontà era quella di raccontare questo approccio attraverso, come dire, una struttura narrativa e filmica, per cui partendo dall'idea di un oggetto che poi aveva un'iconografia particolarmente chiara e definita, che è quella di questa figura femminile, in questo momento dell'estasi, che però, come dire, è capace non solo di raccontare, come dire, la sua iconografia, ma è anche capace di diventare una struttura generatrice di senso. Questo senso di generazione è legato alla generazione dello spazio, per cui in realtà il lavoro poi è stato tutto costruito attraverso una complessa struttura di anelli, quasi a cipolla, di come si chiamano, trabatelli, in cui erano montate cinque diverse telecamere a scorrimento, per cui girando erano come se fossero cinque anelli concentrici di riprese, che costruivano, che cercavano, appunto, l'idea era quella di generare, appunto, questa sorta di diaframma di, come dire, pulsazione dello spazio. Questo è un po' il lavoro, insomma, l'idea del lavoro. Dialogante, no? Insomma, questo progetto che poi Ermanno ha pensato è il lavoro di quello che è uno degli artisti più significativi oggi in ambito italiano, a livello internazionale, rispetto proprio, come dire, all'idea teorica e di scultura, che è Gianni Caravaggio. Quindi questa è la prima cosa, perché
Non credo che i miei lavori si possano vedere con uno sguardo disattento oppure sgenito, così, non passando. C'è sempre qualcosa che c'è e si rivela in uno sguardo, uno secondo, terzo sguardo. E questo che fa sì che l'immagine si insieda nella testa. Immaginazione. Oltre a questo, sì, il concetto di... Questo è un concetto fondamentale di temporalità per me. Io non cito il tempo come misura, oppure faccio un gioco qui, insomma, con l'orologio. Questo per me... Il tempo ha per me un tempo del essenziale nel guardare. Non sono costretto anche di sopravvivere, non c'è.